quanto ho fatto, mi vengono a chiedere, sono andato quelli qua a spasso, queste donne specialmente. Sì. Sono arrivato al molo, quanto ho fatto? Qualcuno dice 10 km, no, ne ho fatti 7, perché a seconda dove parte. Comunque è diventato un po' normale. E quindi credo che sia un segnale, che io ringrazio soprattutto la società atletica, sì, che ha subito sposato questa idea, questa iniziativa, che l'ha stimolata con una proposta. Abbiamo insieme cercato di offrire questo nuovo segno di attenzione, di, anche di, verso un, anche uno stile di vita nuovo, quindi dalla cittadinanza. Chi va a spasso qui è sicuro. L'Atletica Senigallia con il comune ha voluto fare questa targhetta in modo da poter agevolare tutti, come diceva il nostro assessore, sia quelli che cammina, che corre, che va in bici, pattina, perché è sempre una domanda continua: quanto ho fatto, cosa non ho fatto, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, che tempo ci ho impiegato. E allora adesso speriamo che con questo si alleggerisce un po' il lavoro delle risposte. Partiamo da qui, da chilometro zero, lungomare di Ponente, e si arriva al Cesano 4 km. Ogni 500 metri c'è un cartello che indica posizione, e il lungomare è servito questo. Per quanto riguarda il lungomare di Levante, si parte dal chilometro zero, Uliassi, punto di riferimento, e si arriva a Marzocchetta, chilometri 8, anche lì ogni 500 metri c'è la sua targhetta, che uno può rilevare quello che fa.